Togliete di mezzo quei libri! Controllate tutto, guardate bene, non trascurate niente! Non fatevi impietosire! Svelti! Vattene, torna alla tua carrozza, fila via, non rompere! Cominciare ad essere un vero rivoluzionario. Articolo primo. Gli uomini nascono uguali, liberi ed uguali. Nel diritto, le distinzioni sociali. Non possono essere fondate? Non possono essere fondate che sull'utilità comune. Il principio di... Lo scopo. Lo scopo di ogni associazione politica risiede essenzialmente nella nazione. La libertà? La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce. Ad altri? Ad altri. Maxime. No, stiamo ore e ore per avere un po' di fame. Sembra che sia la guerra. La guerra non ha la colpa di tutto. La mancanza di pane è provocata. Provocata da chi? È provocata da chi vuole screditare il governo. Affamano la gente per spingerla alla rivolta. E se fosse il governo che manovra? Per fare cosa? Troppo potere per un uomo solo. Si scanneranno. Occhio, c'è la spia. Parli anche per Robespierre? E questo chi sarà? Uno di fuori, l'hanno presa a Vincennes. Oh mio Dio, com'è bello! E perché a piedi? È una nuova moda? Ci vediamo al prossimo giro, signor Conte! La testa al ritorno, portala sotto il braccio!
anche da questa qua. È una di quelle che ha sempre qualcosa da dire. Tu, fa vedere i documenti. Io? Sì, tu. Perché proprio io? Svelta, i documenti. Ma io non so. Fa vedere! Proprio a me! Non ho fatto niente a nessuno! Cosa volete fare? Guardate, guardate, a lui! Correte, venite, c'è Danton! Il principio del dispotismo esige che muoiano molti innocenti piuttosto che un solo colpevole possa sfuggire. Il Comitato di Salute Pubblica è d'accordo e ritiene che per difendere la Repubblica ci sia bisogno di leggi tiranniche. E che, come dice Machiavelli, nei casi di decisione politica la difesa del bene supremo cancella le macchie minori. Essi sono convinti che la libertà, come l'infanzia, debba attraversare lacrime e dolori per crescere. È contrario alla natura della libertà ritenere che per goderne sia sufficiente desiderarla. Il popolo è libero solo se lotta per esserlo. È entrato nel pieno dei propri diritti il 14 luglio. Qual è l'ultimo baluardo contro la dittatura? È la libertà di stampa. Date la libertà di stampa a Mosca e domani Mosca sarà una repubblica. Al contrario, togliete la libertà di stampa alla Francia. Fermati. È stato già distribuito in città? No, no. Tutte le copie sono ancora in tipografia. Che cosa aspetti? Cittadini Barbieri, potete entrare. Salute e fraternità. Salute e fraternità. Che bella giornata. Finalmente è arrivata la primavera. Oh, non avete per niente una gran bella cera. È vero che la vostra malattia è durata per 5 settimane, ma ora vedrete, rimedieremo. Le porcine? Domani cureremo i capelli. Mira questa! Che cosa fate? Insomma, che succede? Chi siete? Chi vi manda? È tutto per vestirvi. Eron! Eron! Mi hai sentito? Non ne hai il diritto! Io sono arrestato. Lui è innocente, è il tipografo. Spiacente. Non abbiamo l'ordine di arrestarvi, cittadino del Moulin. No, preferisco non guardare. Tornate domani alla solita ora.
Ti sei alzato? Meno male, finalmente sei guarito. D'Antone è tornato sulla scena. Maxime, sono sicuro che medita qualcosa. Hai già letto? Non ancora. Ebbene, ecco qua. Desmoulins incita il popolo alla lotta contro i comitati. Da 3 giorni tutta Parigi non parla d'altro che di colpo di Stato e di dittatura. Si fanno dei nomi? Il suo nome non è ancora stato fatto, ma credo che... D'Anton. Sta perdendo la testa. Maxime, non credi che risparmieremmo molti guai alla Repubblica se mandassimo D'Antona alla ghigliottina? E subito. No. D'Anton è un idolo. In fin dei conti non è pericoloso. Ecco questo! Se non lui, sarà Desmoulins. Vedo che abbiamo del pane fresco, cittadina. Sì, ma non abbiamo zucchero. Non fa niente. Senza zucchero. Grazie, non ho dormito. Sono molto stanco. Comunque è D'Anton che spinge Desmoulins ad attaccarci e lui ne è completamente sedotto. Cosa vogliamo noi realmente, Antoine? Vogliamo il trionfo della rivoluzione. Esatto. Ma non a qualsiasi prezzo. A che scopo questa carneficina? Esistono metodi più semplici. E quali? Desmoulins come D'Anton saranno decapitati lo stesso. Fa proprio così freddo. Passami il mantello, per favore. Ti è tornata la febbre? Oh, passerà. Interdit de regarder le citoyen Robespierre comme ça. Cittadini,
Sgombrate l'aula, per oggi è finito. Basta ora, fuori, fuori! Sgombrate l'aula! Fuori! Calma, cittadini, calma! Sgombrate l'aula! Cittadini! Gli attacchi contro il governo sono sempre più frequenti. Gli articoli del Vieux Cordelier incitano alla rivolta contro i comitati. Io accuso Danton e i suoi amici... Vi prego di scusarmi, sono un po' in ritardo. Sembra di stare ancora a scuola. Io accuso Danton e i suoi amici di attività controrivoluzionarie. Come? Se ho ben capito, tu vorresti escludere dalla rivoluzione i suoi uomini migliori. Andiamo, Miglio, cerchiamo di essere seri. Bene, continua. Mi sorprendi, Robespierre. Danton tra gli uomini migliori. Questo è puro delirio. No, Milo. Io ho buona memoria, mentre tu hai interesse a dimenticare. Mi sembra che abbiate completamente dimenticato tutto quello che ha fatto Danton, del quale oggi volete la sua esecuzione. Cittadini, è stato lui a trasformare in un focolaio rivoluzionario il Club dei Cordiglieri nel 1790 e nel 1791. Ricordatevelo. Ma il massacro del campo di Marte, non dimentichiamocelo. Danton ha guidato il popolo di Parigi come delle pecore. E dopo se n'è andato in campagna. No, ancora finito di parlare. Ricordiamoci, cittadini, della lettera nella quale Mirabeau denuncia apertamente le somme sperperate per le provocazioni di Danton. Testimonianza di un traditore, che valore gli si può attribuire? Finezze da avvocato, Robespierre. Non potete in nessun caso formulare un'accusa così grave sulla base di semplici voci. Chiedo che si ascolti immediatamente il cittadino Amar, membro del comitato di sicurezza. Sentite, io non accetto pretesti che servono solo a mandare un uomo come Danton sul banco degli accusati. Robespierre, tu hai paura. Ammetto che è più facile giustiziarlo, ma dichiaro che non ho alcun dubbio sulla sua buona fede. Eliminare quest'uomo disarmato sarebbe una barbarie senza senso. Disarmato? Disarmato. L'unica arma che aveva per colpire era il Vieux Cordelier. Per colpire chi? Noi. Il giornale l'ho fatto chiudere. Sì, e vedrete che Camille lo rinserà con Le Jean Jacobin. Allora basterà eliminare Camille. No. Basterà la ragione con lui. Come sapete, Camille è il più incredibile degli agitatori. Il cittadino Amar. Salute, Amar. Hai portato le prove contro Danton? Avanti. Avanti, leggi. Che fai? Stai pregando. Quello che sto per dirvi adesso vorrei che non venisse divulgato. Cittadini, dubito quanto voi dell'onestà di Danton. Ma era ora. Ma nonostante questo, mi oppongo decisamente alla sua esecuzione. La giustizia è una virtù divina, quindi inaccessibile. E il tribunale rivoluzionario non può essere la giustizia. Non può essere che un'arma per schiacciare tutti i nemici della patria e non un'entità da considerare al di sopra delle parti. Fabre, Danton e gli altri hanno commesso numerosi crimini. La mannaia cadrà su Fabre e sui sabotatori della rivoluzione. Danton, invece, che è il maggior colpevole, non lo toccheremo. L'esecuzione di Danton spingerebbe la borghesia nelle file della controrivoluzione. L'esecuzione di Danton solleverebbe immediatamente la convenzione contro di noi. Finiremmo per distruggere la fede del popolo nei principi della rivoluzione. E per questo noi saremmo costretti a governare solo con il terrore. Questo significa che il terrore non è altra cosa che la disperazione. Sì, Bio, ho paura. Paura, sì. Paura del terrore al punto che
Per evitarlo, io sono pronto ad accettare qualsiasi compromesso. Le più gravi umiliazioni. Le più infami menzogne. Il traditore Danton dovrà beneficiare di un privilegio che potrà sembrare esagerato. L'amnistia. Un'amnistia eccezionale. Il bene del paese ci impone di essere più che mai cinici. Non è questo il tempo per poter essere giusti. Era ora. Sono mesi che ti aspettiamo. Ti sei deciso a tornare? Sì, mi annoiavo troppo. George, sono ai tuoi ordini. Quali ordini? George! Ascolta la mia proposta. Prima liberiamo tutti i prigionieri. Io comincio a radunare le sezioni armate. Poi la gente assalterà la convenzione e farà fuori i pesci più grossi, a partire dai comitati. Formidabile. Vi auguro buona fortuna. Ma i problemi si stanno ammucchiando. Robespierre è in marcia. Tra un'ora il comitato si riunisce. Li avremo addosso, ne sono sicuro. E con quello che tu hai sulla coscienza. Cosa avrei sulla coscienza? Cosa? Fammi un esempio, cosa? Oh, niente di preciso, niente di grave. Ma se si comincia a parlare del gran giudice e il tuo nome viene fuori, è fatta. Danton voleva la dittatura. Mi pare ovvio, no? Una voce, una sola e sei fottuto. Chi oserà accusarmi? Chi? Come chi? Ma il comitato, naturalmente. Robespierre è guarito. Quel piccolo comitato ridicolo. Se sei tanto sicuro di te. Ascolta, Westermann, rifletti un attimo. Io, l'uomo del 10 agosto, ho il sostegno di tutta la popolazione di Parigi. George, è imminente. Ora o mai più, credimi. Adesso o mai più. Allora, la cosa più strana è che tu sia ancora libero. È un miracolo. Un miracolo sospetto. Ma si capisce, sei mio amico. Non osano arrestare i miei amici. Io ho qualcosa che Robespierre non ha. Il Via Cordelier. Con quel giornale io ho un'influenza 100 volte più forte di quel ciarlatano in cipriano. Sei contento? Ma è una cosa inammissibile! Camilla ha ragione! Bisogna reagire immediatamente in questo modo! Ascolta, Camilla. Non possiamo sopportare una cosa simile in silenzio! George. Il giornale è distrutto! E il tipografo è stato arrestato! Che cosa ti avevo detto? Siamo fottuti! Potresti almeno salutarmi, Camille. Stai bene George? Così? Buongiorno. George, non saremmo andati troppo avanti, forse. Se ti sei paura, buttati ai piedi di Robespierre e digli che Danton ti ha costretto a scrivere con la frusta. Ma che cosa stai dicendo? Io ho fatto quello che dovevo fare. E... sono riuscito a convincere la gente a non sostenere la politica del terrore. Ma adesso tocca a te. Sei tu che devi fare qualcosa. O la mia azione non ha alcun senso. Danton, bisogna agire immediatamente con durezza. Perché? Dessen è stato arrestato. Sì, lo so. Ma non ci tiene la pelle. Ma sì che ci tengo, perché non ne vale la pena? E tu, macellaia, la tua non ci tieni? Bisogna colpire! Qui non siamo al mattatoio, qui si fa politica. Allora, un po' di buon senso, amici, su, andiamo, andiamo. Robespierre è stato smascherato da Camille. Bene. È naturale che cerchi di recuperare il suo prestigio, bene. Allora cosa fa? Fa arrestare il tipografo, sequestrare il giornale? È una provocazione. Adesso aspetta la prossima mossa, ma proprio per questo non dobbiamo fare niente. È necessario stare calmi. Calmi, hai capito? Calmi, andiamo. George. Sì? Filippo chiede di parlarti. Filippo, chi è? Un liberale, un moderato. Un uomo senza macchia, insospettabile. È l'uomo ideale. Ah! Ma come si fa a parlare di provocazione? Non so più cosa fare per spingere Danton ad agire. Ti sei schierato contro i comitati anche tu? No, non ancora. Anch'io ci sto pensando. Vorrei prima capire bene che cos'è che volete voi. Anch'io. Volete forse liquidare il terrore? E voi volete far saltare il governo? Mi unirei a voi solo se fossi veramente convinto delle vostre intenzioni. Cos'è? Non vi fidate di me? Perché? Ma non capite. Siete voi che avete inventato il tribunale rivoluzionario e che avete votato l'esecuzione del re. Anche voi. Non andremo lontano con te maniere. Filippo, ti ho forse chiesto qualcosa? George, Filippo vuole sostenerti e tutti i deputati del centro sono con lui. Chiede solo la garanzia che non approfitterai del potere. Io non lo amo il potere. Ma questo lo dici adesso. Non ho mai cercato il potere. Guarda, mi ho 35 anni, ne sento 60. Sono stanco, Filippo, stanco. Stanco e vorrei uscire di scena. Per questo
Per questo voglio che finisca il terrore. Proprio perché sono uno di quelli che l'hanno instaurato. Sono belle parole le tue, ma noi due non ci conosciamo da ieri. E allora? La politica ti è servita, ormai non hai più bisogno di lei. Vai piano, Filippo. Vai piano. Vai piano, sei tu che mi hai cercato. Ricordatelo. Smettila, George, non è il momento. Va bene, ti ascolto. Ma fai presto, che cosa vuoi? Disarmare il Comitato di Salute Pubblica. Sta oltrepassando tutti i limiti. Un disarmo senza armi. E tu sei il solo, l'unico capace di organizzarlo. Io non ti stimo tanto, te lo dico apertamente. Ma ho deciso di sostenerti. Grazie per la vostra fiducia, signore, grazie. E come pensate di agire? Con la mobilitazione delle sezioni armate. Preoccupati? Sì. Come tutti, d'altronde. Volete veramente agire? Colpire, te l'ho detto! Un'insurrezione è una forza incontrollabile. Nessuno è in grado di dominarla. No, no, ascoltate. Robespierre ha un solo punto debole, la polizia, la sua polizia segreta detestata da tutti ormai. Tu, Bourdon, oggi, alla convenzione, attacca uno dei suoi agenti segreti, il più importante. Héron? Sì, per esempio. Accusalo. Parla delle delazioni e delle perquisizioni. Fallo apertamente, il popolo ti seguirà. Capirà che l'ultima occasione per la libertà è che noi siamo quest'ultima occasione, noi, qui. E credi che questo basterà? Sì, 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 si calmeranno. Robespierre tornerà coi piedi per terra. Andate ora, andate. Camille, George ha ragione. Dovresti ascoltare tua moglie, Camille. Sarebbe l'inizio di una nuova epoca. Sì, vai, va, va, va. E noi torneremo, sì, vai. A dopo. Ritorneremo a un'esistenza calma e modesta. Voi tornerete forse a un'esistenza calma. Noi torneremo a una vita modesta. Andiamo, andiamo, Filippo. Se volete fare della povertà una virtù rivoluzionaria, allora mettetevi nelle mani di Robespierre. E tu, Camille, cerca un tipografo. Andate. Cosa c'è di più pericoloso? Che cosa di più antirepubblicano di questa polizia invisibile che moltiplica le spie, che si infiltra dappertutto servendosi delle calunnie, se non delle minacce dichiarate? Questa polizia che mette in pericolo la libertà individuale, che spinge il padre a sospettare del figlio e che tutto si può permettere! Questa polizia è diretta da un criminale conosciuto, chiamato Héron, il quale sotto il pretesto... che sotto il pretesto di esercitare attività pubbliche regola i suoi conti personali e favorisce spudoratamente le canaglie di cui si è circondato. Io esigo che fretta che questa barbarie venga. Dove andrà? Correrà al comitato, evidentemente. Si è alzato e appena Bourdon ha cominciato a parlare di Héron. Un decreto d'arresto per il criminale Héron. La convenzione ha votato all'unanimità il decreto d'arresto contro Héron. L'unico nostro agente affidato. Se perdiamo Héron, perdiamo il controllo di Parigi. Hai visto? Il tuo Danton disarmato, Robespierre. Voglio parlare con lui oggi stesso. Vuoi veramente incontrare quel traditore? Barère, cerca Danton. Signori, la riunione è terminata. Maxime! Tu vuoi umiliarti e chiedere udienza a Danton? Che cos'è un'umiliazione di fronte al bene del paese? Se serve, sono pronto ad ogni bassezza. Allora, Camille! Danton l'ha sbagliato! Viva Danton! Viva Danton! Vieni, Bourdon! Vieni! Vieni! Bravo! Avevi ragione! Parigi era stanca di aver paura! Fatto fuori Héron, anche Manier con tutti i suoi aguzzini ha battuto. La polizia segreta non esiste più. Bevo la libertà generale. Hai visto? Hai visto? Manier è scappato come un ladro. È stata una degna risposta alla loro provocazione. Grazie.
Vengo dal comitato, ho parlato con il segretario. Alcuni membri del comitato ti accusano di alto tradimento. Solo io? No, anche gli altri. Hanno tutti i nomi. E Robespierre è d'accordo con loro? Vabbè, per ora non si sa. Bene, devo andare. Hai paura? No, ma preferisco che non ci vedano troppo insieme. George, ora tu devi tirar fuori tutti quei cittadini che stanno in fondo alle prigioni perché hanno osato lottare e perché hanno osato chiedere la libertà generale per tutti. No, per favore, questo colore no. No, non va, mettete solo dei fiori azzurri, solo fiori azzurri. Lui ama solo i fiori azzurri. Rombo all'homme de confiance, cosa ve ne pare, signore? Oh, sì, va bene. Oh, la bestia. Allora, cominciamo con il cetriolo farcito al midollo blu. Sì. Dopo i volovan. Sì. I volovan ripieni di caccia con salsa convenzione. Sì. E il Saint-Pierre con salsa di capperi. Ah, no. Bene. Allora, piccole quaglie marinate con cipolline. Marinate con le cipolline. Ecco. E per finire, frutta sciroppata con salsa Varenne. Va bene. Sì. Siete soddisfatto del menù? Ah, sì, benissimo, grazie, perfetto. Secondo me dovevi farti pregare. Arrivare in ritardo o con un vecchio abito, non con questa sciccheria. Beh, è uno strappo alla regola, no? Questo mi sembra il momento. Comunque, ora voglio restare solo. Camille, fila a casa. No, ti prego, voglio assistere alla sua umiliazione. Dai, ti prego. Vattene a casa. Anche tu, Bourdon, vai a casa anche tu. No! Ah, no! Insomma, bisogna almeno che io sappia come votare alla convenzione. Ho detto, vai a casa! Tutti, andate a casa. Ecco questi azzurri, sì, sono questi. È stata una serata memorabile. Sì, vincevano solo lui. E gli altri si accadevano pur di vederlo perdere. E al 25.000 in quattro. Sì, continuavano a giocare, apparentemente calmissimi, in mezzo alla curiosità di tutti. Bourdon, fammeli sloggiare tutti di qui. Adesso, voglio stare solo. Va bene, ci penso io. Dai piedi. Fuori! Che cosa succede? Ragione fuori. Di sicurezza. Via! Non si è mai vista una cosa simile. Via! Fuori! Fuori! Lasciami. Muoviti! Fuori dai piedi! Via! Via! Levatemi le mani di dosso! Via! Bene! Maxime. Buonasera, vedo che sono in ritardo. Scusami. Oh, ma di cosa? Per una volta che ci troviamo insieme noi due. Solo noi due. Est-ce que tout va bien, citoyen? Sì, sì, va tutto bene, grazie, grazie. Tieni, guarda. Mi vuoi? No, grazie. No? No. Oh, è buono. E questo? Oh, è magnifico questo. No, grazie. No? Oh. No. E questa piccola quaglia così nemmeno? No, grazie. Non è avvelenata, sai, guarda. Buona, vuoi un po'? Deliziosa. Ma siediti. Avanti, siediti. Oh, Maxime.
Veramente non hai fame? No, grazie. No? Cosa vuoi? Devo parlarti francamente. Mi hai mai parlato in altro modo? George, perché li hai spinti ad attaccare Aaron? E tu perché hai fatto arrestare Dessa e sequestrare il giornale? Io devo difendere il governo, ma tu non ti capisco più. Mi hanno detto che cospiri tu, George. Ma non è vero, lo sai bene. Ma se io sono puro come l'acqua di sorgente. Sono in tanti ad aver deciso ormai di eliminarti. Anche tu? Se interrompi i tuoi attacchi, ti do la mia parola che non avrai più nulla da temere. Perché avrei qualcosa da temere? Credevo non bevessi. Al nostro futuro. Che cosa vuoi da me? Questo tono mi piace. Che tu dichiari pubblicamente che sei nostro alleato, George. Impossibile. Perché? Perché non approvo affatto il vostro governo, ne ho il diritto. Ma non quello di attaccarlo, soprattutto tu. Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no? Ti ritieni al di sopra del governo. Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Maximilian? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutte e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti. E non potrà farlo nessuno. È il popolo che ci ha portato fin qui. Distruggerà la rivoluzione. E di chi è la colpa? Oh. Certo non è colpa mia. E non si può dire nemmeno colpa tua. E se noi non ne siamo i responsabili è nella natura delle cose. Non credo nella natura delle cose. Nemmeno io. Nemmeno io. In fondo, le nostre convinzioni sono le stesse. Non lo sono più. Abbiamo fatto la rivoluzione per dare al popolo giustizia e uguaglianza. Per te uguaglianza è livellare tutti con la ghigliottina, è per questo che abbiamo combattuto. Io mi assumo la difesa del popolo perché nessuno lo difende. Ma da chi? Da quegli uomini che hanno usato la rivoluzione solo per arricchirsi. È vero, George? Maxime, la tua idea sugli uomini è come nei romanzi, sono eroi da romanzo, eh? Dimentichi che siamo fatti di carne e ossa, dimentichi questo. Vorresti elevarci ad altezze dove è impossibile respirare. Risultato? Tu isoli la rivoluzione, la paralizzi. Perfino i più ferventi si scoraggiano. E tu cosa consigli? Bisogna riportare le cose ad un livello umano, ma adesso, subito. Arrestare il processo rivoluzionario è la morte della rivoluzione. Quello che vuole la gente è mangiare e dormire in pace. Dove non c'è pane non c'è legge, né libertà, né giustizia, né repubblica. Maxime, io me ne fotto dei comitati. Ma io ti ammiro. Mi piacerebbe talmente poterti seguire, ma non dappertutto, no. Quello che voglio è garantire buone condizioni di vita all'80% della popolazione. E tutto ciò che fa. No, io ti conosco, sai, ti conosco. Ti prego, non sei alla tribuna qui. Cosa? Mm.
Non è però tutto quello che vuoi. Non va bene che rimangano a lungo al potere gli stessi uomini. Sogni forse il potere? Ma come sognarlo? Io ce l'ho. Il potere ce l'ho, il vero, il solo potere, la piazza. Perché io la piazza la conosco e lei conosce me. Ricordalo sempre, non dimenticarlo. No, non lo dimentico, ma tu ricordati questo. Che per fare la felicità del popolo non indietreggerò davanti a niente. La felicità del popolo? Se non sai nemmeno cos'è il popolo. Che ne sai tu del popolo? Niente, guardati. Tu non bevi, hai i capelli cipriati. Solo alla vista di una spada svieni. Non hai mai fottuto una donna. E allora? In nome di chi parli tu? Vuoi fare la felicità degli uomini se non sei un uomo? Vuoi che ti dica com'è il popolo? Vieni a fare un giro con me tra il popolo. Scusami, sono sempre stato brutale e grossolano. Mi sono svegliato questa notte e mi sono detto, non può essere che tu ed io, che ci trattiamo come due nemici, non ha senso, non ha alcun senso. Bisogna impedirlo, a tutti i costi. Allora fai quello che ti chiedo. Come sarebbe? George, fai come ti dico, ritorna con noi. Sono andato in campagna per riflettere, per riesaminare tutto dall'inizio. E devo dirti, francamente, molto francamente, preferisco essere giustiziato che giustiziare. Di cosa parli? Sei completamente ubriaco. Se tu ti ostini, Maxine, la vedi questa testa? La vedi questa testa? Ma senti. Eh? Ebbene, dovrai essere tu a farla mozzare. Scusami, ci siamo sbagliati, tu ed io. Buonanotte. Maxine, aspetta! Ho degli amici che hanno sentito tutto. Sì, per questo non ho detto niente. Buonanotte. Dove è andato? Cos'è successo? Oramai ce l'ho in pugno. Lo tengo. Allora, hai visto, avevo ragione. Ormai spero che tu abbia capito. Bisogna agire, sciogliere i comitati. Ti facevi delle illusioni su Robespierre. Vieni, presto. Vieni con me alla sezione, ti aspettano. Ma no, è ridicolo. Il tuo è un piano infantile. Vieni, è il momento ormai. Vieni con me. Ma no! Io non voglio più sangue. È per questo che lotto. Cosa? È per questo che lotto. E a me lo vieni a dire.
Sì, proprio a te. Preferisci il tuo sangue e quello dei tuoi amici? George! Oh, Suzanne! Dove eri finita, George? Tua madre, sta bene? Oh, lasciamo perdere. Guarda, guarda, questo è suo figlio, viene da Vai tu alla sezione. Io non posso venire, non stasera, non ho tempo. Non sapevo come togliermelo dai piedi. Mi raggiungi? La più grande paura dei mascalzoni, degli ambiziosi e dei despoti. Che cosa è successo? Perché non mi dici niente? Dimmi, com'è andata? Siamo alla guerra ormai. Danton ha spinto troppo. Cosa? Robespierre aveva bisogno di una lezione. Dimmi tutto, raccontami com'è andata, ti prego. Voglio sapere che cosa si sono detti. Ma non lo so, non riuscivo a sentire bene. Ecco, ecco, è proprio quello che temevo. Sono 3 mesi che ho come un presentimento. A vostro marito. Hai fatto bene a venire. Perché? Sei... Siete molto cambiato. Non lo so, mi sento come... Mi metti a disagio darvi del tu. Sì, sono invecchiato, se intendi questo. No, no, io volevo dire che... Maxime, è vero che mio marito è in pericolo? Sì, è vero, sì. Maxime, siete la mia unica speranza. Perché mai l'avete allontanato? Perché l'avete abbandonato così? Perché? È successo proprio il contrario, credimi. Veramente? Allora io devo aver capito male. Ma tu come hai potuto? Camilla era tuo amico. Per questo sono venuto qui. Mi sembrava d'averti detto che non ero in casa per nessuno. Ma... Camille! Camille. 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 Dobbiamo parlare, credimi, è molto importante. Non vale nemmeno la pena di cominciare. Ascolta, la tua situazione è pericolosa. Sono venuto a metterti in guardia. Non sai fino a che punto sei compromesso, Camille. 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 L'amicizia di Danton non è un'amicizia disinteressata. Apri gli occhi, renditi conto che sfrutta senza scrupoli il tuo talento. Lui pensa solo a se stesso, alla sua ambizione senza limiti. E forse amicizia, no. È una complicità sospetta, Camille. Attento! Non mi fai paura. Se si combatte per la libertà, la morte non è terribile. È forse il prezzo che bisogna pagare. Facendo appello alla tolleranza e alla carità, credevi in buona fede di salvare la nostra nazione? No? Ma in realtà sostenevi la controrivoluzione. Ed è questo lo scopo cui mira Danton.
Camille. Apri gli occhi. Allora, secondo te, che cosa mi resterebbe da fare? Domani prendi la parola alla convenzione. Ritirerai tutte le accuse mosse contro di noi. Dopo preparerai un nuovo numero del Vieux Cordelier, dove metterai in discussione tutto quello che hai scritto finora. L'ultima delle puttane ragiona così. Ti sei buttato ai piedi di Danton, per niente. E ora vieni da me perché ti ha cacciato. Tu tremi di paura, hai paura. Maxime, ricordalo. Bruciare un giornale non è democrazia. Camille! È la tua sola possibilità. Se non mi ascolti, credimi, sei finito, Camille. Devi assolutamente credermi. Ti do la mia parola, è la verità. Camille. Camille. Vattene. Vattene! Camille! Maxime! Camille! Maxime! Perché vai via così? Perché? Vi prego, vi scongiuro, che è successo? Maxime! Secondo te, Landy, perché questo tête-à-tête? A me pare che se Danton e Robespierre non si sono capiti per tanto tempo, era del tutto inutile. Non è ancora arrivato, tanto meglio. Lui non c'è, ma... tu hai 10 minuti di ritardo, Saint-Just. Che bello. Tu mi ricordi la mia infanzia. Buonasera, signori. Vi prego di scusare il mio ritardo. Da come parli, sembri un re che si rivolge ai suoi cortigiani. E come vorresti che parlassi? Entro un'ora, entro le 3:30, la polizia dovrà arrestare Danton. Stanotte, così presto. C'est de la folie! C'est exclu, citoyen. Danton et ses complices aussi. Sans préparer les gens. Robespierre, c'est un suicide que tu proposes au comité. Nous ne pouvons pas nous exposer à une défaite certaine. Bisogna usare la stampa. E il comitato deve prima preparare l'opinione pubblica. Bio. Lasciami parlare. Robespierre, Danton ha l'appoggio dei finanzieri, mi pare. Sei stato proprio tu a dircelo. Questa sarà la fine del comitato e sarà il trionfo di Danton. Giusto. Sì, Bio, più che giusto. Danton ha chi lo appoggia. Rimarrai solo, Maxime. Io prendo la parola. No, non interviene più nessuno. Il faut frapper comme la foudre. Croyez-moi, laissez-lui 3 jours et il aura en main l'or des financiers. Danton radunerà un'armata, diffonderà migliaia di manifesti, li diffonderà per tutta Parigi e prenderà la parola alla convenzione. E voi tutti conoscete la forza della sua voce. On le fait cette nuit? Ora o mai più. Hai ragione. Se questo scatenerà il panico alla convenzione, allora interverrò io stesso. Sì, ma ci vuole un rapporto. Chi è che lo scriverà? Il rapporto è già scritto. Leggilo. Se permettete, vorrei poterlo rileggere ancora una volta. Cittadini, dobbiamo sottoporlo al Comitato di Sicurezza Generale. È fuori questione. Allora convocatelo. Sono ancora lì? Sì, la seduta è in corso. Chiamateli subito. Sì.
Perché hai cambiato idea? E oltre ad Anton, chi? Io propongo questa lista. L'accurato. Filippo. Completamente innocente. Non si tratta della buona fede. Guardiamo i fatti. Legendre. Bourdon. Sono povere marionette innocenti. Evitiamo la carneficina, per favore. Le prime parole umane che sento questa notte. Va bene. Lasciamoli vivi. Desmoulins. Desmoulins è il mio migliore amico. Ma rispetterò le vostre decisioni. In ogni modo potremmo concedergli un po' di tempo. Qualche giorno in più, perché possa riflettere. No. Impossibile, Maxime. Va bene. Questi tre uomini andranno in prigione con Danton. Abbiamo eseguito qualche minuto fa l'arresto di Westermann. L'abbiamo preso proprio mentre stava reclutando dei mercenari. Arrivi al momento giusto. Il Comitato di Salute Pubblica ha appena deciso di arrestare il cittadino Danton e tre suoi complici. Chi? George Danton. Sì, Danton. Lo volete arrestare? Quando? Stanotte. Siete completamente impazziti. Niente parole, dovete solo eseguire. E se non fossimo d'accordo? Siete la polizia politica, avete il potere dell'arresto preventivo. Questo è un nostro privilegio, non è il vostro, non dimenticarlo. Su nostra richiesta potete delegarci. Il procedimento è illegale. No, non c'è più niente di illegale se voi siete d'accordo. Ma tu calmati, va giù, fammi parlare. Siete sicuri di aver preso la decisione giusta? Vi rendete conto di quello che state facendo? Sì. È una responsabilità troppo grave per voi. La responsabilità siamo pronti a prendercela, interamente. Scrivi. Va bene, allora come volete. Noi, membri del Comitato di Salute Pubblica e del Comitato di Sicurezza Generale, decidiamo stasera, di comune accordo, che Danton... Chi ancora? Lacroix. Lacroix. Filippo. Filippo. Desmoulins. 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 Tutti e quattro membri della Convenzione Nazionale siano messi in stato d'arresto e vengano rinchiusi nella prigione di... Luxembourg. Del Luxembourg. Bene, firmate. Le vostre firme, per favore. Lende, tu non hai firmato. M'hanno eletto al comitato per proteggere la vita dei nostri rivoluzionari, non per ucciderli. Signori, la seduta è tolta. Ascolta, una volta pensavo che eri grande e che ero pronto a morire per te. Ebbene, oggi rinnego ogni mia parola. Io rinnego tutto, tutto!
Ero cieco, ma ora mi hanno aperto gli occhi. Ero cieco come una talpa. Ma insomma, che cosa stai dicendo? Di che cosa parli? Ma che cosa vuoi? Si può sapere? Ah, ecco, Robespierre è venuto a trovarti. E come lo sai? Non ti permetto di parlarmi di lui, non ne hai il diritto. Spero che tu ascolti i suoi consigli. No, l'ho buttato fuori. Mio povero Camille, ti dicono che siamo perduti e tu rifiuti la salvezza. Ma perché perduti? Se Robespierre è venuto da te, vuol dire che il decreto è stato firmato. Quale decreto? Ma merda, quello del nostro arresto! Sei l'unica persona al mondo per la quale quel pazzo sente ancora un po' di affetto. Voleva salvarti e l'hai respinto. Sei finito, finito. Ma di cosa hanno paura? Non è così grave che tu l'abbia insultato. A che tu lo critichi, per di più lo scrivi. Questo è imperdonabile. E tu? Rifiutando la proposta di Maxime, mi sono condannato a morte. No, non pensi quello che dici. Sì. Ma perché hai rifiutato? C'è troppo sangue su questa mano. Ma puoi difenderti, George, tu hai il popolo dalla tua. Possiamo chiudere la lista? Sì. Renaudin. Roy et Collard. Segur. Toglilo. Surboul. Siamo sicuri di lui? Ma... Toglilo. Vinot. Vinot no. Tutti qui? Abbiamo altri fidati? No. Basteranno questi. Non si può, sono solo 7 giurati. E allora... La legge ne impone 12. Ma non ne hai 12? No, ne ho solo 7. Allora ne basteranno 7. Alla lista, oltre a dei delinquenti comuni, aggiungi anche Chabot, Fabre e Basir. Imputazione? Scrivi pure attività antipatriottiche. Vous les connaissez? Fabre, Chabot, Basir, Drunet, Guzman, i fratelli Frey e de Texan. Portatemeli subito qui.
George. George. Il comitato di salute pubblica si è appena riunito. Linde mi ha mandato ad avvertirti. Scappa, George. Vieni. Cosa volete? Ci sono dei soldi nella cassetta. Sai dov'è? Prendili. Ma stai attenta. La famosa Repubblica potrebbe confiscarteli. Cittadino D'Anton, in nome della legge io vi arresto. Ecco il mandato. Il comitato di sicurezza generale e il commissario Müller ordina l'arresto del suddetto e... Ma sì, lo so, lo so, lo so. Notifica al cittadino D'Anton. Piove ancora? No. No? Allora non mi serve il mantello. Avanti, andiamo, andiamo! Avanti! Cittadini! Cittadini! D'Anton! D'Anton è stato arrestato! D'Anton è stato arrestato! Questa notte. Ma il terrore va fermato! Dobbiamo reagire, anche noi. Potrebbero arrestarci da un momento all'altro. Cittadino Robespierre. E voi? Voi l'avete? Grazie. Largo! Largo! Thank you.
Prendi la parola. Non posso. Non me la sento. O adesso mai più. Hai paura? Guarda, guarda come trema. Perché non ci vai tu? Io? Ma io non so parlare. Legendre, intervieni tu. Vai, 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 vai. D'accordo, vado io a iscrivermi. Daniel, voglio prendere la parola. Rappresentanti della nazione, la seduta è aperta. Parla. Abbiamo saputo con grande stupore che 4 deputati della convenzione sono stati arrestati questa notte. E fra questi Danton. Viva Danton! Viva l'uomo del 10 agosto! Io esigo che siano ascoltati dall'alto di questa tribuna. Allora, potrete giudicare se non siano state per caso solo vendette personali o gelosia ad avere provocato questa decisione scandalosa! Chiedo la parola. Subito a parlare il cittadino Robespierre. Iscrivi il cittadino Robespierre, ho detto! Gli iscritti! La presidenza va male, i deputati della Convenzione! Togliete di mezzo! Scoprete la tribuna! Via, via! Hai iscritto? È un'indecenza! Mi sono iscritto io! Devo parlare! Abbasso il dittatore! Abbasso, abbasso! Non hai diritto di parlare! A chi spetta parlare ora? Da molto tempo! Non hai il diritto di parlare! Via dalla tribuna! Abbasso il dittatore! Abbasso il terrore! Tutti con me! Da molto tempo alla convenzione non si vedeva una tale fiamma accendere gli animi né tanta passione guidare gli uomini! En effet, la question est importante. En voici les termes. Allons-nous mettre certains individus au-dessus de la République? À bas la terreur! À bas la terreur! Legendre pretende che si consenta agli accusati di salire sulla tribuna. Lo vogliono tutti! Danton alla tribuna! Sì, Danton alla tribuna! Siete dunque davvero pronti a concedere a quest'uomo ciò che avete rifiutato a tanti altri? E secondo quali principi? Abbasso il terrore! Abbasso il dittatore! Forse Legendre vuole sostenere che Danton è un cittadino privilegiato che sta al di sopra della legge. L'eroe del 10 agosto avrà pur diritto a un certo riguardo. Lo esigiamo tutti! Danton alla tribuna! Sì, Danton alla tribuna! La Repubblica è il popolo. È solo il popolo che l'ha costruita. Ciascuno di noi potrebbe avere il diritto di dire il 10 agosto sono io. Non c'è eroismo, quindi, che giustifichi la pretesa di speciali privilegi. Per noi non ci sono privilegi, non esistono. Ascoltare un accusato non è un privilegio, è un atto di giustizia. Ma quale giustizia? Courtois, vuoi negare la fiducia al tribunale rivoluzionario? Ho capito bene. Il tribunale è incensurabile, ha la nostra piena fiducia. Ora vedremo se la convenzione avrà la forza e il diritto di trascinare Danton in giudizio. O se al contrario respingerà l'azione di Saint-Just. Certo, si deve discutere l'atto d'accusa. No, avete fatto bene, bravi! Non lasciatevi spaventare, l'intera Francia protesta. Quelli che gridano viva Danton pensano forse che quest'uomo meriti un giudizio di favore? Se è così, decretate lo scioglimento del Comitato di Salute Pubblica e giudicateci! Non abbiamo nulla da rimproverare ai comitati. Viva i deputati! Gli occhi di tutto il mondo in questo momento ci guardano e non dobbiamo dar prova di debolezza ma di rigore morale. Dove finirebbe la Francia se dovessimo perdere la fiducia dei francesi? Voglio avere al mio fianco
uomini giusti e retti, perché l'innocenza, virtù fondamentale, non può e non deve temere la vigilanza repubblicana. Giusto, hai ragione, bravo Robespierre! Propongo di respingere, senza discuterla, la mozione Legendre. E Saint-Just procederà alla lettura dell'atto d'accusa. Chi vota a favore della proposta di Robespierre? Io! Chi è contro? Io sono contro! Siete completamente impazziti? Se Danton cade, siamo fottuti! Idioti! Vi state scavando la fossa con le vostre mani! Sostenere queste posizioni significa essere colpevoli. Che cosa hai detto? La convenzione ha appena confermato la sua piena fiducia ai comitati. Solo coloro che sono colpevoli tremano. Il peso di questo delitto ti travolgerà, Robespierre! Certo. Capisco che è il più comodo degli argomenti. E anche se per avventura, per uno strano, imprevedibile e oscuro disegno della provvidenza, la caduta di un criminale dovesse fatalmente trascinare anche me, che importa? Il pericolo in nessun caso deve impedire ad un vero rivoluzionario di fare il proprio dovere! Robespierre, io non intendevo mettere Danton al di sopra della Repubblica! Non ho mai dubitato della tua buona fede. Chiedo la parola! Silenzio! Chiedo la parola! Silenzio! Silenzio! Per molto tempo ho subito l'ambiguità di Danton. Oggi ho finalmente capito il mio errore. Dobbiamo dare ai comitati la nostra piena fiducia! Dobbiamo votare il decreto di accusa senza nemmeno ascoltare il rapporto di Saint-Just! Allons enfants de la patrie! Smettila di piangere. O sarò costretta a chiedere di cambiare cella. No, non mi lasciare solo. Solo impazzirei. Dovresti vergognarti. Non so più cosa mi succede. Moriremo fra 5 giorni. E questo è meglio saperlo. E perdere ogni speranza. Quando la morte è un'assoluta certezza, allora non si può più temerla. Ma abbiamo ancora il processo. No, è un processo politico. La politica è schiava di meccanismi che non hanno niente a che vedere con la giustizia. Ma io non voglio morire. Ho il diritto di vivere. L'uomo ha dei diritti finché è capace di difenderli. Thank you.
È George! È George! Avevo paura che tu non fossi qui. Ehi, tu! Vai! Porta del vino per i rappresentanti del popolo! Forza! Vai! Camille, tu piangi. Ma se piangi vuol dire che non hai capito. Ma non avrei capito cosa? Non hai capito che dovevamo lasciarci arrestare! Perché? Ma per aprire gli occhi al popolo! Per fargli vedere a che punto sono arrivati i comitati! Era necessario, assolutamente. È per questo che li ho lasciati fare. Ehi, bicchieri! Cosa devo, attaccarmi alla bottiglia? Non hanno nemmeno i bicchieri. Ah. Niente male. George, La convenzione ha votato il decreto d'accusa. Banda di vigliacchi. Domani ci trasferiranno alla conciergerie. Siamo finiti, vero? Ma no, perché finiti? Le nostre teste sono ancora attaccate al collo, ci restano le mani, le unghie, i denti per difenderci. Ma George! No, questo è uno scontro politico, non è un processo, è un duello. Visto che il governo ci accusa, allora noi accuseremo il governo. E con un solo giudice, il popolo. Se riusciamo, come spero, a sollevare il dubbio nel popolo, noi... Allora vedrai, ci giustizieranno senza processo. No! C'è la mia voce! Questa volta parlerò. La gente aspetta le mie parole. Sì, la gente è una banderuola. Chiederemo dei testimoni a difesa. Se rifiutano, non parleremo. Ma se accettano, sarà un'arma decisiva. Desmoulins. Avete una visita. Chi è? Mia moglie. Chi c'è là fuori? Forza, andiamo, seguitemi. Robespierre ti aspetta nel corridoio. Vai, Camille, la salvezza. Dai, su, che cosa aspetti? Camille, nessuno ti trattiene. Vai! Noi moriremo tutti, ma tu non hai nessun motivo di morire con me. Che cosa devo fare? Non farlo aspettare, è venuto per te. Su, ti dico di andare. Vi prego di dire a quel signore che non voglio vederlo. Non posso dargli questa risposta. E allora digli che... Che Camille non è in casa! Non voglio perdermi! Aprite! Aprite! Fateci entrare! Vogliamo entrare! Che cosa ho in comune con queste canaglie? Perché stanno qua? Chi ha osato mettere questi ladri vicino a me? Noi, l'anima della rivoluzione, assieme a dei criminali! Che cosa significa? Non avete ancora diritto alla parola, Danton. Parola in comitato!
Non si può entrare, ho detto. Non spingere. Ci sono al posto. Lasciate passare. Buttalo fuori, non può prendere appunti. Mandalo via, è vietato, niente appunti. Per favore, un po' di silenzio. Fate silenzio. Non avete il diritto di non farci entrare. Che come non prendo verità, appunti, eh? Sono per caso impazziti al comitato o cosa? Sono un giornalista delle Tandardi Rem. Abbasso i comitati. Chabot, Delaunay, Basir, Fabre. Siete accusati di avere costituito un partito per corrompere i rappresentanti del popolo e facilitare una rivolta aristocratica, usando i soldi sottratti alla Compagnia dell'India attraverso speculazioni finanziarie fraudolente. Desmoulins, Philippot, Danton. Sì, Danton non è meno colpevole di quelli di cui ho appena elencato i delitti. Questo è un atto d'accusa? Questa montagna di calunnie sarebbe un atto d'accusa? Fucchier, io non mi sporco la bocca a risponderti. Se gli accusati rinunciano a rispondere, possiamo procedere. Bene. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualche cosa in propria difesa? Aggiungere cosa? Non abbiamo detto niente. E allora? I signori giurati si ritengono esorientemente informati. Hai troppo fretta, Fouquier! Chi ti ha detto che ho finito? Se sperate di rivolgervi al pubblico, sappiate che la legge ve lo proibisce. Il tribunale sono io che l'ho fatto istituire. Lo conoscerò bene, no? Oh. Bene. Avete la parola. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Sì, l'ultima volta. Francia! Non avete il diritto di rivolgervi al pubblico, chiaro? Per 5 anni sono stato il tuo capo, il tuo compagno, il mio nome segna ogni pagina della tua storia. È vero, sì o no? Sei accusato di essere corrotto, di esserti venduto. Venduto? Venduto? Ah, ma un uomo come me non ha prezzo. Dovrò sospendere l'udienza. Non aspettatevi da un rivoluzionario una difesa rassegnata. Parlerò tutto il giorno, griderò, la sentirete la mia voce. La legge proibisce agli accusati di rivolgersi direttamente al pubblico. Tornate al posto. Vorrebbero farvi credere che questo processo è finito, ma se non è ancora cominciato, più un uomo ha coraggio, più si accaniscono a schiacciarlo. È un sistema infallibile. Sì, così! Ascoltate! Ascoltate! Se si vuole distruggere un uomo, si costruiscono tutta l'infamia. È un trucco vecchio come il mondo, ma vedo che è stato perfezionato negli ultimi tempi. Si vorrebbe cancellare la legge facendo finta di servirla e si dà così l'illusione ai potenti che la paura, sempre associata al potere, sia scomparsa. I giusti hanno sempre preoccupato i politici e oggi più che mai... Perché mi vogliono morto? Sono il solo che può rispondere. Mi vogliono uccidere perché sono sincero. Mi vogliono uccidere perché dico la verità. Mi vogliono uccidere perché faccio paura. Ecco 3 buone ragioni che condannano e decretano l'assassinio di un uomo giusto. Guardia! Il giornalista fuori! Sono delle Tandardi Rem! È vietato prendere punti, lo sai! Io sono stato uno dei fautori della giustizia popolare. Come potete anche solo pensare di snaturarla impunemente senza che io me ne accorga? Questa è una delle vostre manovre, ancora una. Ci avete mescolati con dei delinquenti comuni perché il popolo ci confondesse con questi ladri. Ma che bravi, complimenti, congratulazioni, è stata una buona idea. Che peccato che io me ne sia accorto. Non è giustizia, è una messa in scena. E i testimoni, dove sono i testimoni? Abbiamo diritto a dei testimoni, dove sono? Popolo di Francia, il tribunale sei tu! Vogliamo qui i nostri accusatori! I 2 comitati! No, niente comitati! Non ne avete il diritto! Il processo deve essere pubblico e sarete voi a giudicare, voi! Silenzio! Silenzio! Non serve scrivere! Paris, corri alla convenzione! Di che convochiamo i comitati!
E vogliono metterci a tacere! Corri! Conta su di me! Abbasso i comitati! La giustizia è diventata un carnaio! Abbasso i comitati! Voi cosa fate qui? Gli hai lasciato dire tutto quello che ha voluto. Fallo stare zitto, per Dio! Già, credete che sia facile? Sì, facile! I comitati si aspettano da te maggiore energia. Cosa? Vogliono energia. Sì, energia! Ma certo, venite, venite, venite a fare un giro in tribunale e vedrete. A cosa serve? Sappiamo benissimo come vanno le cose lì. Sappiamo quello che vuoi e dire. E quello che non vuoi dire. Mi fate spiare, vedo. Già. Bravi. Infatti. La tua indecisione non ci ispira alcuna fiducia. Ma cosa stai dicendo, Bio? Eh? Stai deligrando? Non avete capito niente. Niente! Chiedono i testimoni. Ebbene, bisogna accordarglieli, no? Visto che non possiamo rifiutarlo. Non se ne parla nemmeno. Ah, è così? Bene, non rispondo delle conseguenze. Sbrigatevela voi come volete. Questi famosi testimoni, non ci sarebbe un modo per rifiutarglieli? No. No, non in modo così sbrigativo. Ma l'andamento del processo dipende completamente da te. Il processo dipende da me? Bene, allora fuori. Andatevene, sparite! Via, 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 via! Me la vedrò da solo. Eh? Il processo ad Anton sta andando molto male. Perché questa domanda? Eh? Perché non ti ho mai visto così. Lasciami solo, ti prego. Non mi muoverò di qui finché non mi avrai detto tutto. Vedi, la faccenda d'Anton è un dilemma. Se perdiamo il processo, tutta la rivoluzione sarà sconfitta. Se vinciamo, può darsi che il risultato sia lo stesso. Ma questo non dovrei dire. Vogliono la tua fine. No. Almeno non apertamente. Maxime, mangia qualcosa prima di uscire. E delle spighe, per esempio. Metteremo ceste di frutta, carretti con rami di olivo, che vengono da Avignone. Dobbiamo ispirare l'idea della pace, della felicità, della serenità. L'immagine dell'essere supremo. Ecco, vediamo questo, un bastone. Un'immagine semplice, patriarcale.
fa pensare alla palma dei martiri. Non va bene. Si mette male. Il processo ci sta sfuggendo, Robespierre. Danton accende il pubblico. È talmente sicuro del suo seguito che attacca il governo. Vogliamo la morte di Danton. A voi spetta districarvi per giustificare il verdetto. Dovete impedirgli di parlare in tutti i modi. Sì. Così il pubblico ci farà a pezzi. Una cosa ancora. Gli accusati pretendono i testimoni. Ieri vi abbiamo mandato una lettera. Lo so. Dov'è questa lettera? L'hai passata? O l'hai persa? La convenzione risponderà alla vostra lettera, dopo aver ascoltato cosa ne penso io. No, non si può aspettare. Tu dici? In ogni caso la risposta sarà negativa. Barrère, anche tu sei dello stesso avviso. Maximilien. Maximilien, tu non puoi fare questo. Fouquier. Se arretriamo di un passo, saremo tutti perduti. Io sono un giudice, eh? Non un boia. Un boia al tuo servizio. Tu sei un boia! Non al mio servizio, ma al servizio del popolo. Tu sei il boia che la giustizia reclama. Noi ti consegniamo i nemici della nostra Repubblica. E tu hai il dovere non di giudicarli, ma di eliminarli. Sì. Però il diritto non è con voi. Quando è in gioco il bene della Repubblica, non dimenticare mai che abbiamo tutti i diritti. Un'altra parola, Fouquier, e ti faccio arrestare. Ne riparleremo. Eh? Ne riparleremo. David, quando finirai questo giuramento del jeu de pomme? Ma Fabre non c'era. Ma dai, Maxime. Ti assicuro che era nella lista. E io ti dico che non c'era. E comunque ha tradito. Toglilo. Non siete forse un amico di Georges Danton? Chiedo di essere identificato conformemente alla legge! Formalità inutile! Tutto il processo è solo una formalità. Accusato Danton! Abbiamo già ascoltato la vostra deposizione, vi tolgo la parola! Ho appena cominciato! Questo processo potrà terminare quando avrò finito io, popolo di Francia! Io, Danton, faccio appello a te! Sei il solo ad avere il diritto e la forza di giudicarmi! E perché la convenzione tarda tanto a convocare i testimoni? Io li pretendo, qui! Esigo che i due comitati si presentino davanti al tribunale dell'opinione pubblica! Dopo, quando le due parti avranno parlato, tu, popolo, tu deciderai chi dei due è colpevole, io o l'onnipotente comitato! Accusato Danton, smettete di parlare al pubblico, vi tolgo la parola! Mi si accusa di essere colpevole di cospirazione. Bene, lo riconosco. Sono colpevole di cospirazione. Nel fondo del mio cuore, solo con me stesso, ho cospirato. Ho cospirato per la pace, per l'amnistia, per il rispetto delle leggi, per la pacificazione del paese. Ho cospirato per il benessere e per la giustizia. Questi errori, sì, sì, perché sembra che siano errori, io li riconosco e anzi li rivendico. Ma questi, solamente questi. Un altro dei miei torti è stato di essere popolare e forte.
Perché solo il qualunquismo e la meschinità possono assicurare un'esistenza tranquilla. Se volete il potere, non fatevi mai amare. È una delle nuove leggi che noi abbiamo inventato. È una di quelle leggi tanto potenti che non sta scritta da nessuna parte. Morte agli uomini forti amati dal popolo! Lunga vita ai mediocri, taciturni e marci nella solitudine dei loro uffici. La rivoluzione è come Saturno divora spietatamente i suoi propri figli. Perché saremmo obbligati, spinti da non so quale destino, a condannare piuttosto che a perdonare, a uccidere e non a risparmiare? Da dove viene questo fiume di sangue versato e dove si fermerà se... Ah, se si fermerà un giorno? Credevo di poter frenare la tempesta della rivoluzione, mi sembrava che fosse possibile, e lo credo ancora. Ma vedo i vostri occhi freddi dove già si specchia la mia morte inevitabile, decisa ancora prima che entraste in quest'aula, e mi dico, mi sarò sbagliato. Altri la pensano diversamente da me. La loro sete di ideali non conosce alcun limite. Non vedono più uomini intorno a sé. Non vedono altro che speculatori, canaglie, traditori. In nome dei principi della rivoluzione. E si hanno dimenticato proprio la stessa rivoluzione. Ed hanno instaurato una nuova dittatura più feroce ancora della precedente. Per paura di veder tornare i tiranni sono diventati loro i tiranni. Tu dicevi, Fouquier, che ci voleva il sangue, che il popolo voleva il sangue. Menzogne, menzogne, menzogne. Non è il popolo che vuole sangue, sei tu. Il popolo vuole solo una cosa, vivere in pace. Non hai il diritto di attribuirgli un desiderio di sangue che è solo tuo. Danton, ti sei tradito. Tradito! Solo un cospiratore, solo un nemico del governo può insultare così il tribunale del popolo. Il popolo non ha che un solo nemico pericoloso! Ed è il governo! Fate venire le guardie! Silenzio! O faccio entrare la milizia! Assassini! Assassini! È venuto il tempo degli assassini! Soldati! Ho 7 ferite, tutte per la patria! Questa volta sparate alle spalle! Popolo di Francia, non abbandonare i tuoi difensori! Lasciatemi passare! Soldati! Soldati! Voi non muovete un dito! Allora, uccidono la libertà sotto i vostri occhi e voi lasciate fare! Vieni qui, vieni. Hanno arrestato anche te. Allora c'è una giustizia. L'inventore dei tribunali rivoluzionari condannato. Io devo morire, ma creperai anche tu. Hai capito? Sputa il
piedi in faccia! No! Che fogna! Come si può seppellire così della gente ancora viva? Danton! Desmoulins! Philippot! Lacroix! Perrault! Fabre! Chabot! Basile! Jamil! Barbeau! La sua confessione. Io non ho detto quello che c'è scritto. Ho parlato soltanto per evitare una catastrofe. Una catastrofe? Quale catastrofe? Firma subito il verbale. Firma. Ma non si è trattato di un complotto. Ah, e di cosa allora? Allora, Lucille Desmoulins ha pensato che era necessario riunire gli amici di Danton, che poteva essere utile. Se una lista del genere esiste, vuol dire che c'è un complotto, no? Ma non si tratta di un complotto! Devi assolutamente firmare questa confessione, se non vuoi trovarti la morte in faccia. È stato scoperto un complotto. Tutta Parigi cospirava. Migliaia di persone. Che complotto? L'ha organizzato la moglie di Desmoulins e tutti gli amici di Danton. Molta gente vi ha preso parte. Sono in tanti e domani sono pronti ad attaccare il tribunale rivoluzionario. Siamo fottuti. Che facciamo, Robespierre? Sei tu che hai avuto l'idea folle di questo processo. E a questo punto, cittadino Robespierre, che cosa faremo? Cosa volete da me? Che cosa volete? E ci chiedi cosa vogliamo? Abbiamo riportato la vittoria sull'affare d'Antonio. Ma vittoria! Cosa stai dicendo? Cittadini, aprite gli occhi! Non cadrete sotto la mannaia del boia. Siete riusciti a salvare le vostre teste. Come salvare? Ascoltate. Se c'è una cospirazione, è la convenzione che ora è in grave pericolo. E se è in pericolo, sarà obbligata ad accettare ciò che il comitato le imporrà. Bisogna ottenere, bisogna esigere subito, immediatamente il decreto. Di quale decreto parli? La convenzione deve promulgare un decreto per escludere Danton dal dibattito processuale. Robespierre, informa la convenzione del complotto appena scoperto. Non posso farlo, Bio. Sono allo stremo delle forze. Lascia, andrò io. Riuscirò a strappare loro il decreto. Antoine. Danton chiede che i testimoni siano convocati, ma non vale nemmeno la pena di parlarne. Bene. Sapete bene che siamo tutti innocenti, ma questo non ha nessuna importanza per voi. Non ha nessuna importanza perché voi obbedite degli ordini, siete degli esecutori, ma Fouquier sa bene di che ordini si tratta. Quali sono questi ordini, Fouquier? Puoi anche ammetterlo. Avrò dunque anch'io... L'onore della mannaia l'avrò anch'io.
Ma ascoltami bene, Fouquier, ascoltami bene. Tu vuoi mozzarci la testa, ma l'uomo che te l'ha ordinato verrà molto presto a mercire anche lui accanto a me. E lo sa molto bene. Lui mi uccide, ma ne morirà. Voi volete assassinarmi e far scomparire tutte le tracce. Avete proibito ai giornalisti di prendere appunti. Guardate i cancellieri seduti con le braccia incrociate, lo sguardo vuoto. Anche loro hanno ricevuto l'ordine di non scrivere nulla. Tutto deve dissolversi, tutto deve sparire. E voi volete che scompaia anch'io? No! Io non scomparirò mai! No! Io parlo e parlerò fino alla fine! Perché io sono immortale! Io sono immortale perché io sono il popolo! E il popolo sta con me! E voi gli assassini, e voi i miei assassini, sarete giudicati tutti dal popolo! Ma io parlerò lo stesso, parlerò! E forse l'aria di quest'aula riuscirà a trattenere l'eco della mia voce, che mi abbandona! I rappresentanti della nazione! Monsieur le Président, j'apporte le dernier décret de la Convention. La Convention nationale a voté le décret suivant. Il Tribunale rivoluzionario porterà avanti il dibattimento fino alla fine senza alcuna interruzione. Se gli imputati ostacoleranno il corso della giustizia, saranno immediatamente esclusi dal dibattimento. Abbiamo scoperto un complotto con vaste ramificazioni che si proponeva la liberazione degli accusati e il rovesciamento della Repubblica. La moglie di Desmoulins spende delle somme considerevoli per avere l'appoggio della strada. Inoltre state molto attenti, in quest'aula ci sono degli agenti della controrivoluzione. È falso! Vogliono assassinare Lucille! Se intralci la giustizia ti faccio espellere dall'aula. Vi chiamo a testimoni, ci siamo forse ribellati al tribunale. L'abbiamo forse insultato? No, mai! Solo un paio di volte! Bravo, Giorgio! Grazie a Dio, è finita. Glorioso tribunale. Banda di ladri, di manipolatori, di lai, di ruffiani. Devo dirti una cosa sola. Tu vali meno della merda. Nel rispetto del decreto della convenzione, escludo dal dibattimento l'accusato Danton. Avanti, portatelo via. Banda di assassini! Non riuscirai a vederci morti, Fouquier. L'accusato Lacroix sia escluso. Se mi permettete, signori, mi escludo da solo. Se permettete, me ne vado. Non mi piace guardare dei boia. Perché non andate tutti a farvi fottere? Puh! Camille! 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 Atto della partecipazione al complotto degli accusati qui citati, Fabre, Chabot, Delaunay, Basire e dei loro complici, e preso atto che si riconoscono tutti colpevoli di avere a scopo di lucro partecipato a un complotto avente il fine di diffamare e insultare la rappresentanza nazionale e di distruggere con la corruzione il governo della Repubblica. Sì. Si proceda ora alla lettura della sentenza. Vista la legge del 23 Ventoso, Lacroix, Danton, Hérold, Philippot, Westermann, Desmoulins, Fabre, Chabot, Delaunay, Basire e i loro complici sono condannati a morte. I loro beni saranno confiscati a vantaggio della Repubblica in virtù della legge del 20 Nevoso. La sentenza sarà eseguita entro 24 ore sulla piazza della Rivoluzione a Parigi e affissa per tutto il territorio della Repubblica. Senza di me tutto si sfalterà.
Gli uomini saranno travolti dal terrore. Che orrore per la rivoluzione, che orrore. Cerchi di nascondere la paura. No, non nascondo niente. Anch'io ho paura. Credevo di poter sostenere l'abbraccio della morte. Invece non è possibile. 3 mesi al massimo. 3 mesi e tutto, tutto andrà in rovina. Gli do 3 mesi di tempo, non di più. Oh no, aspetta. Aspetta. Non mi sento bene. Al momento di fare il tuo ingresso nella storia, ti ammali? Lasciami tranquillo. Attenzione, potrei ferirvi. No, è che mi viene in mente quello che diceva il vecchio di Yoten. Quando cade la mannaia non si sente altro che una gradevole sensazione di fresco. Sono proprio un coglione io. Ho passato anni a gridare viva la giustizia insieme a molti altri e poi mi sono fatto beccare. Ognuno si difende come può. Mi sono fatto fregare da dei civili. Vai, sbrigati. Fai presto. La mia vita è stata breve ma bella. Non rimpiango niente. Sì. Raggiungerai presto, ma nessuno si ricorderà di te. La tua casa sarà rasa al suolo e cosparsa di sale.
Puoi mostrare la mia testa al popolo. Ne vale la pena. È finita la nostra vittoria, è totale. Ti rendi conto che il popolo non ha osato fare un gesto? Maxim, a questo punto devi accettare assolutamente la dittatura. Subito! Ho l'impressione che gli ideali per i quali sono vissuto siano per sempre crollati. Non ti capisco. La rivoluzione è perduta. Come puoi parlare così? Non so più quel che dico ormai. Tu stessa riconosci che la dittatura è necessaria, non è vero? E che il popolo non può governarsi autonomamente. Allora la democrazia è soltanto un'illusione. Sto impazzendo. No. Sei disperato. Cosa aspetti a tirarti un colpo in testa? È una buona idea. Vedrai la fine di tutti i miei incubi. Poter dormire come una bestia. Dormire. E non svegliarmi quando tu te ne andrai. Maximilian, mio fratello ha imparato una cosa a memoria per te. Articolo primo. Articolo primo. Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali. Nei diritti? Nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Articolo 2. 2. Lo scopo di tutte le associazioni politiche è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Articolo 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa. Articolo 4. La libertà consiste nel poter fare tutto quello che non nuoce ad altri. Così l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri il godimento degli stessi diritti. Tali limiti sono determinati soltanto dalla legge. Articolo 5. La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto quello che non è proibito dalla legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare cosa che la legge non ordini. Articolo 6. La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere, personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti, alla sua formazione e essa deve essere uguale per tutti. Thank you.